È arrivato il tempo del ritorno della comunità nella propria casa, una casa di mattoni che raccoglie però il cuore cristiano di ogni credente. Dopo la voragine che ne aveva provocato la chiusura nel 2009, la storica chiesa di San Carlo alle Mortelle, gioiello del barocco napoletano, è stata riaperta con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli. Dopo quel disastro, io ricordo il giorno che venni a vedere, c'era veramente, sembrava tutto, il alla catacombo fine, sembrava una veramente, è San Gennaro. veramente così. In realtà poi dopo ci è voluta tanta pazienza, tante difficoltà e quante lettere che ho scritto e quanti incontri, però ho avuto sempre fiducia perché siccome è una realtà fondamentale per questo quartiere, per questa città, ero sicuro che prima o dopo ci sarebbe stato fatto. È così, è venuto ed è venuto ancora più bello. Purtroppo il male non si riesce a estinguerlo alle fonti, non si riesce a estirparlo. È come quelle tagli una destra e nascono due. Però noi siamo qui proprio per non arrenderci. Non arrenderci e predicare sempre il bene, la giustizia, la solidarietà e la carità. La Chiesa, ripristinata al 90% della sua interezza, ha goduto dell'impegno delle istituzioni, 900.000 euro le spese per la messa in sicurezza, mentre l'ente Arcus ha donato 1,5 milioni. Ascoltiamo il parroco, padre Mimmo Toscano. La chiesa, verificando se ci fosse qualche danno, e invece avevamo davanti a noi un'immagine spettrale e ci rendemmo conto che l'epicentro della voragine di circa 8-10 metri era proprio al centro dell'aula ecclesiale. Siamo veramente particolarmente emozionati e commossi di vedere riaperta questa chiesa che ci auguriamo possa dare un nuovo impulso a questa comunità.